Dove diavolo sei stata? Teddy crede di non meritare alcun rapporto col figlio per quello che ha fatto. Solo una persona potrebbe convincerlo del contrario. Jacob. Il quale non lo avrebbe fatto senza conoscere la verità. Era una decisione di Teddy, non tua. Scusami, hai detto a Jacob che suo padre ha preso quei soldi prima che lui nascesse? Sì, e adesso sta venendo qui per affrontarlo di persona. Per affrontarlo? E a cosa servirà? Come migliorerà le cose? E se non dovesse parlargli più? Gli parlerà. Ma deve venire qui prima, è l'unico modo. Te l'ho detto, Miles, è necessario che tu ti fidi di me. Jacob. Posso avere un attimo di attenzione, per favore? Oh no, Joy, che sta facendo? Sono Jacob Abbott e Teddy Preston è mio padre. Che succede? Che sta facendo? Mi aveva detto che voleva parlare con lei, io pensavo in privato, ma a quanto vedo ha altri piani. Voglio spiegarvi chi è veramente Teddy, per questo sono qui. Ti ha raccontato di aver cominciato dal nulla. Un uomo che si è fatto da sé sfidando il destino. La verità è che ha iniziato con $50,000. È la cifra che mio nonno gli ha pagato perché si allontanasse da mia madre prima che io nascessi. Questo è l'uomo che siete venuti a sentire, che credete abbia la risposta a ogni domanda. Non ce l'ha! È un uomo da cui dovreste stare lontani. Ed è quello che farò io. Ma allora ci sta prendendo riesco. Sì, niente di grave. Puoi risolvere tutto. Basta che sali sul palco. Digli che hai invitato tu, Jacob, che faceva parte del programma sul tema della paura. A questo punto voglio essere rimborsato. Bene, mio marito. Non è finita, Teddy. Davvero? Lo spero. Io voglio essere rimborsato. Jacob! Jacob, dammi un minuto! Jacob, un minuto solo, poi non ti disturberò più. Jacob, per favore, hai ragione, ok? Quello che hai detto là dentro era tutto vero. Ora però ascolta, non è passato un giorno senza che ripensassi a quel momento. Non dovevo accettare i soldi, ma l'ho fatto. Sei andato via. Lo so. Se non vuoi avere a che fare con me, io lo capisco. Siamo estranei. Non abbiamo niente in comune. Ma, Jacob, se me ne darai l'occasione, passerò i prossimi 15 anni della mia esistenza a dimostrarti che ne valeva la pena. E questo istante, proprio questo, è il migliore della mia vita. Perché questo è il giorno in cui ho ritrovato mio figlio. In cui posso chiedergli scusa di tutto. E dirgli che mai rinuncerò a lui. Tu l'amavi? La mamma? L'amavo tanto. Abbiamo questo in comune. Sì. Ho bisogno di tempo. A te va bene? Sì, aspetterò. Non conta quanto ci vorrà, io ti aspetterò. Tutto ok? Non lo so, forse è la prima volta che posso dire di star bene. Jacob dice che gli serve tempo. Dopo quello che è appena successo, io ne avrò molto. Non volevo, mi dispiace. In fondo è un prezzo modesto se è servito a ridarmi mio figlio. Grazie. A tutti.